Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video, in un nuovo episodio della serie di Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, come promesso, prima del finale all'uovo del pesce vento, c'è la puntata speciale dove andremo a completare i labirinti di Danpei, che praticamente non ne ho fatto neanche uno. E in questo episodio ci andremo a completare questi. Infatti mancano anche 5 conchiglie, devo prendere, e finiremo anche le conchiglie nell'episodio finale. Andremo a caricarle tutte nell'apposito, nella casa delle conchiglie. Allora, ci sei venuto? Questa parla un po' strano. Le vedi queste belle cose? No, non sono cianfrusaglie, sono reperti che io ci sto a studiare. Tu già ci sei sceso all'indietro di un labirinto, eh? Non dirmi frottole, che si sente da come odori. Allora, io prendo delle lastre di pietra e ci disegno sopra le stanze dei labirinti. Queste cose le chiamano tessere. Poi, se si mette le tessere su questo piano qua, quelle diventano un vero labirinto. Strano, eh? Boh, non lo so perché funziona. A me mi serve la tua mano per fare questi labirinti. Siccome che per fare labirinti diversi ci servono le tessere diverse, qualcheduno deve andare a esplorare i labirinti. E siccome che io non c'ho più la forza, mi sa che questa parte tocca a te, socio. Se tu mi racconti i labirinti che hai visto, io ti faccio tutte le tessere che vuoi. Poi tu prendi queste tessere e ci fai altri labirinti in base alla sfida che ti dico io. Certo, prima che finisci devi affrontare il labirinto che crei e devi pure finirlo, eh? Se no che labirinto è? Poi, se fai un labirinto che mi piace e lo superi, allora ci sta e ti meriti un bel tesoro, capisci a me? Che c'hai là? Una piastra tessera? Con quella ci posso fare delle tessere speciali, portamele e me le trovi. A cipolla, se sei sporco e sudaticcio, sei uscito da qualche labirinto nuovo? Siediti e dimmi come stava fatto. Allora, noi li abbiamo fatti tutti i labirinti. Questa cosa poteva anche essere affrontata un pochino per volta man mano che si faceva il gioco. Hai ottenuto delle tessere. Colloca nel labirinto per vedere come sono fatte. Che ci vuoi qua? Costruisco. Uso un amiibo. Niente, costruisco. Allora, iniziamo dal principio. Non ci servono. Va bene, va bene. Allora, dobbiamo praticamente, come se fosse un normale labirinto, arrivare al mostro passando per le tessere che lui ci dà, usando le normali caselle. Quindi, possiamo, per esempio, mettere 1 a 3, fatto così, ce lo mettiamo con un tesoro. No, il tesoro sta là, quindi con niente. Così, tranquillo, con un mini bossettino, questo mai, lo mettiamo così, qua, poi e mettiamo a 2, angolo, con niente, ovviamente rifaremo quanto più facili possibili. Il tipo di porta che ci viene fuori una tessera dipende dalla tessera a cui la appiccichi, assurdo, eh? Sono tanti tipi, vabbè, sì, ok. Questo, poi a 2 così, con niente, mettiamo qua, diventano blu, dovrebbero, ho capito, sì, e poi, no, questo non va bene, perché ci vuole a 3, così, con, vabbè, questa facile del primo. Va bene, sì, ho capito. Poi mettiamo 2 così, questa. Mettiamo una semplice qua, angolare, e completiamo questa parte con una semplice così e poi una dritta su giù. Senza boss, possibilmente senza nulla, tipo questa, la mettiamo qua, perfetto, ho capito, parto l'avventura e dobbiamo semplicemente poi completare questa prigione che c'è da fare.
E allora, l'abbiamo fatta noi, difficile perdersi, però facile farsi male. Ok, andiamo di qua. Bombet. Qui. Andiamo su. Ci premo pure il tasto. Fa scendere lo scrignettino. Guarda, mi ha fatto cadere, maledetto. Non l'avevo visto, ho buttato io. Sta a posto così. Prendiamo una rupia. Mamma mia. Ci siamo fatti male. Ah no, devo accendere. Qui. Dacci ciò che è nostro. Ok. Ciao del boss, ovviamente sono facili, bisogna soltanto farli perché... Anche perché oltre a essere comunque una parte del gioco, quindi è giusto farla. E anche da anche una conchiglia, mi pare, o una o due, una. E quindi mi serve per completare. Qua c'è un tasto. Qui. Prendiamo anche la fatina, andiamo di qua. Abbiamo bloccato lì in mezzo. Mi ha fatto proprio buggare. Ok. Abbiamo fatto pure buggare la porta perché abbiamo messo una sfida davanti che non può aprirsi la porta se non si completano le mattonelle. Quindi abbiamo fatto proprio anche un trick. Ok, ora puoi tornare ciò che eri. E... andiamo a batterci il boss. Ovviamente prenderò sempre questo, che è il più facile. Ok, bastano due colpi grazie alla nostra fantastica tunica. E il labirinto completo. Ok. Molto semplice il meccanismo. A questo punto mi sono pensato proprio che stavi con tutti i piedi nella fossa. Per lo spettacolo ti meriti qualcosa della mia collezione. E torno sulla testa, quello che è un labirinto, per vedere com'è fatta. Le rupie alla che trovi nel labirinto te le offro e va bene, sì, te le puoi tenere, troppe ne sono. E mentre che ti devo dire, là sotto mi è scesa la torcia in testa e ho pensato che una nuova sfida pronta quando vuoi tu, socio. Costruisco. Sono un po' di sfide. Crea questo labirinto. Sì, sappiamo tutto. Allora. Start. Quindi possiamo mettere uno start a 2. Uno start con ingresso a 2. Qua. Poi un 3, no, un 2, due angolo così, due angolo così, poi mettiamo un altro sopra con tesoro. Semplice, semplice. E mentre ci spacchiamo sempre questo qui con tesoro facile qua. No, qua. E doppio così con chiave non c'è. A 3. Con due chiavi. Possiamo fare uno, una chiave, ci sta. Non ci sta. Mm.
Possiamo fare due. Che fregatura. Vediamo così se ci sta. Chiave una, tesoro. Qua. Così. Togliamo questo. Mettiamo che facciamo così. Con scrigno lo mettiamo su e poi ricolleghiamo le due cose con questo, col niente, manco con il boss, proprio niente ci deve stare questo, e che riscende giù con questo. Ci siamo. Ah, la tana del guardiano, è vero. La tana del guardiano. Oh, oh, oh. Allora, possiamo metterla. Questo. Ma anzi, questo. Ok. Ma come? Ah, già, è vero, è vero. Tana del guardiano. Che ovviamente è uno. Quindi possiamo qua togliere anche questo. Qua togliamo questo. Mettiamo uno da uno rivolto verso il basso con semplice scrignetto easy. Così. E tana del guardiano sopra che arriva dall'alto. Un guardiano semplicissimo. Questo qua. Ok. Facciamo prima sinistra e poi andiamo a destra per completarlo. Ah, vabbè. Così. A posto. Dai. Saltiamoci, prendiamo una rupia schifosa come sempre. E andiamo back contro la forza di gravità. Giù. Abbiamo sempre la nostra spacca mattonelle. Ne devo trovare una un po' più efficace. Si salta easy. Easy peasy. Da proprio niente. Così. È bello. Cioè, questi sono tesoroni, andiamo di qua. Ci dovrebbe dare la chiave del boss proprio qui. Eccola che scende. E lo scrignetto. Eccola qua. Non capisco uno perché mai dovrebbe tipo complicarsi la vita facendo prigioni allucinanti. Non ci avrebbe proprio senso. Però ti dà la possibilità di farlo. Fare una prigione assurda. Ok, dai. Perfetto. Secondo step completato. Perfetto, tessere fisse. Poi ogni volta c'è diciamo una cosa che lui ti blocca in più. Troppo bravissimo, a un certo punto mi sono pensato che stavi con tutti i piedi nella fossa. Per lo spettacolo ti meriti qualcosa nella mia collezione. Tra tessera. Ok. Costruisco. E andiamo a costruire da qui a là. Ok. Allora, dobbiamo passare per forza e creare una scala. È molto semplice. Allora, partiamo con un inizio, uno start che ci piace, per esempio questo, che è una sola via su. Poi qua c'è le scale, noi mettiamo il boss qui così, poi mettiamo una scala
da 1 con scala. Per esempio, questo qui, molto semplice. Oh, anche questo. Facciamolo uno proprio facile facile. Questo qua lo mettiamo qui. Devo salire alle scale per dire mettere un altro secondo. Ah, vabbè, ho capito. Cioè, già. È qui, eh. Poi, angolo. A 2. Eccolo qua, ci mettiamo un angolino easy e poi una singola da di qua con tesoro di una certa facilità, tipo ci possiamo mettere, ma ci divertiamo, facciamo questo qua, buttiamo, ok. Andiamo a affrontare. Partiamo per l'avventura. Bisognerà prima entrare qui. Mettiamo il rampino. Rampino. Facciamo subito subito. Scendiamo. E ci andiamo a prendere. Battiamo questi quattro cosi, li lanciamo. No, ci hanno buttato a me, quindi. Uno. Oh, mi sono riaperto. Ma. Ok. No, smettetela. Cioè, almeno uno ce la devo mettere, maledizione. Dammi questo giallo, che sto libero lì dietro. Ok. Mettiamo questo blu. E easy peasy. Oh, ce l'ho buttato direttamente, ragazzi. Riccone. E ci spacchiamo il tesoro. Chiave, torniamo tutto back. Battiamo il nostro boss. Terzo gradino superato. Facile facile, fondamentalmente è semplice, non bisogna, per lo più sì, ci si può buttare tranquillamente in mezzo a, per da un po' di pepe, vedete, così becchiamo al volo col rampino le palle di fuoco, ci si butta un po', si perde qualche cuore, si fa bordello. Facciamo, mettiamo la chiave e si va, nostro solito eroe. Eccolo qua, bam. Mi sono riuscito a far prendere anche da questo. Easy. E anche il terzo è superato. Prossimo block. Sappiamo ormai, siamo bravissimi. Ci dà un altro blocco. E costruisco. Cuore grosso. Vai. Questo labirinto. Bisogna completare, mi pare, tutte le caselle. Riempirle tutte. Allora, io direi di fare un bel inizio. Start da uno. Semplice, semplice. Poi. Bisognerebbe. Per non complicarsi troppo la vita, qua fare ad esempio un doppio, così, no, un triplo, scusate, un triplo così, con ad esempio uno di questi col tasto, anzi no, non sia mai quello, mettiamo questo. Questo qua con scrignetto bisogna fare qua. Qua accendere solo le due torce. No, questo con lo scrigno. Scrigno e chiave, solo scrigno. Questo. Ora mettiamo uno chiuso di qua.
da uno, così, con scrignetto, una fatina, mettiamo la fatina, ci mettiamo, ok. Adesso andiamo a far fare il giro, tutto il giro. Allora, due angolo, così, due angolo con niente, qua, poi due, così. Sì. O no, possiamo, sapete fare cosa? Tre, tre all'ingiù, questo, mettendo semplicemente questo qua qui, tanto la chiave c'era da là. Poi angoliamo tutto e facciamo una mezza specie di giro e il boss lo mettiamo sopra. Quindi angolino così, facile con niente, poi all'ingiù, bossettino bombe, ci mettiamo questo, questo, poi sempre da due lineare, sempre da due lineare, possiamo mettere questo, no, questo, sì, questo, questo, angolo, angolo facile con, mettiamo un bossettino, dai, un bossettino, poi con chiave qua, poi un triplo, un triplo così, con scale assolutamente no, con un bel niente invece ci piace, e mettiamo su da uno giù con niente, con uno scrignetto stupido tipo questo, così, e poi da due, sempre questo qui con niente, poi un triplo verso l'alto con tesoro, con questo, e il boss. Vogliamo cambiare boss, vogliamo fare una cosa tipo facciamo, più che altro per la velocità, ragazzi, questo qua. Pesce. Dai, mettiamo il pesce, non c'entra niente. Parto l'avventura. L'importante è farlo, poi non per forza bisogna completarlo tutto, fare tutto il giro. Ok, scrignettino. Dai, ho premuto. Maledetto, mi sto accanto un'altra volta. Chiavino. Ora lo scrigno sta lì, quindi qua abbiamo la fatina, non serve a nulla. Ho messo il vicolo cieco. Ah, perfetto, non serve neanche accendere le torce. Invece serve qua. Perfetto. Si può arrivare direttamente. Ah, ma tanto devo andare agli scrigni di là, quindi quello posso proprio non aprirlo. Dai. Va benissimo. Abbiamo messo questo mini boss. Questo mini bossettino. Beh, ti cenciare a posto. Davvero ostico proprio. E
Fatina ci dà i cuori. Qua ci prendiamo la rupia, che è fondamentale. Ho anche la chiave del boss, ci manca. Facciamo, rientriamo invece di tirare quella crocco al muro, che è molto più complicato. Boomerang. Bel lancio. Vado incontro, faccio prima, mi sa. Sopra ci prendiamo la chiave. Ok. Grande chiave. La big key. Che bordello, ragazzi. A posto. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Il tasto. Ok. Qua non c'era un bel niente, quindi non ci andiamo. Era fake quel lato. E scendiamo. Boss diverso. Abbiamo scelto il pesce. One. Dai. A posto. Fuori e completato anche cuore grosso, sfida superata. Ora abbiamo si dice sempre la stessa cosa, abbiamo preso la conchiglia, forse abbiamo finito. Frammento di cuore, vediamo se c'è un cuore intero. No, è diventato proprio ingambone. Voglio vedere come te la cavi a fare labirinti da zero senza limiti. Mentre ti vedo là sotto, ok. Costruisco. Mi pare che però non ci siano più sfide. Ok. Le abbiamo superate. Ah, ci sono anche questi. Questi qua. Due di difficoltà. Ok. Non li avevo visti, mi pare. O sì? Non mi ricordo. Caccia chiavi. Questo inizia a essere un pochettino più complesso. Però i premi, c'era, diciamo che la parte obbligatoria era quella iniziale. Quindi possiamo, non so se farlo in un altro episodio speciale. Direi che possiamo farlo anche in un altro episodio speciale. Però il primo magari, tanto non ci vuole molto. Allora inizio. Sempre questo. Qua. Distanza di 1. Poi da 2 con scrigno. Qua. Scusate. Qua. Questo qui. Allora. Brutale. Quindi. Primo apre qua. Quindi non va bene. Ce ne serve uno in più. Un altro con scrigno. Questo. Perché dobbiamo prendere almeno due chiavi, una capre qua, una capre un altro con passaggio, facciamo alla fine. Sì, devo passare per quei tre cosi, ma non devo aprire per forza le porte. Quindi se noi facciamo ad esempio qualcosa del genere, per esempio così, curvando di qua, queste mattonelle hanno scocciato molto meglio. Vabbè, le scale non ci servono a nulla. Oppure ci servono, perché se noi facciamo ad esempio con le scale, potremmo fare prima, però non qui. Adesso non serve qua.
Mettiamo facile facile scrignetto. Gli scrignetti mettiamo, no, perché sennò poi finiscono gli scrignetti. Mettiamo senza niente. Questo. Così. Poi all'insù qua ci serve scrignetto per forza. Oh no, assolutamente non quei cosi. Mettiamo questo. Ma ci sta, per esempio, scrigno chiave e scrigno scala. Non c'è scrigno scala, giustamente. E allora andiamo tutto su. Proseguiamo. Cadò, non se ne posso mettere altri, questo è proprio comodo. Possiamo fare dritto con scala. Così, tanto ne abbiamo messi di più. E qua ci mettiamo finale da 1 con scrigno. Questo. E qua mettiamo da 1 con scala. 1 con scala, così. Ah, però ci serve lo scrigno. Quindi uno con scala, due con scrigno, così, e angolo per forza. Per forza, allora possiamo mettere da uno, ci sta qualcosa di più carino. Per esempio. Vabbè, il tempo che ho perso ad aggiustarlo praticamente avevo passato la stanza in più. Quindi facciamo così. Questa e il boss. A posto. Ah no, bisogna soddisfare tutti quanti questi cosi. Allora, ci metto da uno di traverso così con scrigno. Abbastanza tranquillo, non quello. Scacchi, no, ci rimettiamo questo e su con scrigno, questo. Ora ci siamo, perfetto. Parto l'avventura. Dai, apri. Ok. Qua ci mettiamo un bel questo. Oppla. Qui praticamente possiamo serenamente andarcene di qua ignorando totalmente le altre stanze. Così ci prendiamo l'altra chiave o la rupia, o se lo calcola il computer, quello che ci deve stare. E giù. Verde. Qua. E verde di qua. Prendiamo anche questo. A posto. Salta altissimo. Fuori che non ci servono, stranamente. Schiviamo. Schiviamo. Qui non serve neanche andarci là. Andiamo direttamente di qua. Ah, lo conosciamo questa cosa, l'abbiamo fatta nell'episodio precedente. Jump. A posto. Guarda che stava un tasto qua che ci stava a eliminare sti cosi. Sì. Solo eliminare loro. Chiave del boss forse che ci serve comunque.
Ah, infamissima, potrebbe avermela messa dentro a qualche altra cosa. Ah, furbo. Ho messo troppi scrigni. Non sono stato molto, molto furbo, devo dire. Ci devo pensare sta cosa. No, dovevi fermarti al primo gradino. Fermati qua. Ok, bravo. A posto. E quindi devo tornare. Devo sperare di trovarla qui. Ce l'ho messo uno scrigno. Ti prego, fa che sia qui. No. Quindi dobbiamo tornare indietro. Terribile. Terrificantosh. Però alla fine, dai, è tutto aperto. Va subito. Sono stupido a non pensarci a sta cosa. Così. Neanche qui, cioè proprio stavo all'inizio, forse l'ha fatta apposta perché vuole che li prendo tutti. Proviamo a fare che sia questo, ok. Di qua. È qua, ma mi dà la chiave maledetta. Guarda, cioè allucinante. Li ho mandati con un colpo di spada. Assurdo. Va bene. Eccola qua. Ma dai, cioè, da non credere. Da non credere. E allora ce ne andiamo giù. Tanto full open. A posto. Beh, se non ci prendiamo due sportellate, un sotterraneo più brutto non ce lo poteva mettere. Tanti sotterranei questo qua mi ci ha messo. Ok. No, tre cuori mi servono sto giro. Via, carica. A posto. Boss. Ecco il nostro bossettino. Tadam. A posto. Perfetto. Anche questo è fatto. Sfida superata. Altri tasselli. Costruisco. Labirinto esplosivo. Ah sì, perché poi sono soltanto questi. E la stanza del tesoro. Dai, la stanza del tesoro ce la lascio per ultima. Labirinto esplosivo. Stabilmente una bomba. Tocca riempire il resto, non ti preoccupare, ok. Allora, ovviamente noi facciamo un bel in con ingresso facile facile qua. Poi possiamo mettere a 4, finora non l'abbiamo mai usato. 4 4 easy. No, quello che blocchi. Questo. Allora, facciamo un curva così totalmente vuoto per non complicarci la vita. Facciamo vuoto e uno così. Non c'è da uno vuoto, no? Tutti i vicoli ciechi, quindi dovremmo andarli a pigliare. Quello che ci mette una chiave dentro. E vabbè, ci andiamo. Poi,
Qui bisognerà fare un 3 che scende. Un 3 che scende con tesoro, va bene. E lo facciamo piantare con un 2-1 qui. Così. 2-1. Un 2-1 easy. Non questo però. Un 2-1 così. Con la fatina inutile. E qua sopra ci mettiamo il boss, dai. Poi uno di qua con tesoro facile, così. No. Ah, le caselle ce l'ha già messa, ok. E quindi niente, dobbiamo solo riempire una vagonata di nulla, per esempio, possiamo mettere. No, il boss no. Chiave. Così. 3. Così. Bel 2 a curva con le matte. No, ci mettiamo questo che abbiamo capito che è un po' più veloce. Poi ci possiamo mettere questo, anzi a 3, tutto aperto. A 3 così, che è facile. Oppure a 3 questo col tesoro, così ci abbiamo un po' di chiavi. Poi a 3 all'insù con questo. Poi qui pure commettiamo un 3 così. 3 con chiave, 3 senza nulla, così. Poi 4 qua. Abbiamo 4 con 4 chiavi, no? È terribile, no? Ah, terribile. Mettiamo allora con 4 chiavi. Sì, ma no. Allora ci mettiamo questo bruttissimo qua. E qua ci mettiamo un angolo verso il basso con magari un tesoro. Sempre stessa cosa, brutto, lo mettiamo qui. Dove c'ha questo con niente qua, sempre a 4, ma a 4 inizia a intristirsi perché o ci devo mettere il boss, ma no. Allora qua basta, questo no, mettiamo da 1 e chiude. Uno che chiude, basta così. Questo e qua da 3 e qua di questi ce ne abbiamo un po'. Andiamo così e da 2 collegamento in su. Non mi ci mettetemi il boss, vi prego. E ci mettiamo semplice semplice un questo. Oh mamma mia, nemmeno me lo ricordo, che casino. Verso il basso dando prima a sinistra, poi destra in basso e poi destra dritto. Ok. Mamma mia. Allora, prima a sinistra. Ah, devo sconfiggere sto coso, è vero. Vabbè, vale. Sinistra. Andiamo sopra e prendiamo questo. Ok, ora sinistra in basso. Poi sono 10.000 chiavi. Quindi sinistra in basso. Beh, se non mi schiantavo contro il muro non avrebbe avuto senso. Quindi sinistra in basso. Prendiamo anche lo scrigno qua. Ci
Dai, spadate, non mi buttare giù. Altra chiave. Bene, va bene. Quindi, se non erro, adesso qua finisce in fatina. Tutti con una spadata, che micidiale. Vabbè, non mi serve a niente stare a chiacchierare con la fatina. E quindi si può andare verso destra. Boomer Fritz. E sopra, sopra. Quindi sopra sopra fondamentale. Vabbè, posso ignorarli totalmente questi. No, non è il tuo. Ma smettila di entrarci dentro. Bellissimo attacco. Ora, tu vattene qua. E tu vattene qua. Quindi se non erro, bisogna andare ancora sopra. Che cosa l'ho fatto a fare? Ah, forse per la chiave serviva? Serviva? Ma non serviva a nulla. Non serviva a nulla. La botte di 5 rupie. Cioè, da diventare ricchi qua. Vediamo che ci sta di qua, vediamo. Oh, una rupia. Non è valsa la fatica di salire i gradini? Benissimo. Torniamoci. Ora su, andiamo su. Smettila di prendere lo scrigno prima di fare giusti cosi. Ok, rompono proprio le balle. Ora torniamo su, giù cioè a sinistra, su giù cioè a sinistra. Okay. Qua non c'è uno scrigno, qua non c'è niente. Devo solo... Oh, che fogna. Ditemi che si può spingere, meno male. A posto. Vedi? Ok. Ah, devo prendere questo. Ovviamente dove me la va a mettere la chiave, se no, se non nella parete a muro. Ok, eccola qua, la grande chiave, la big key. E andatevene, boss. Oh, è stato faticoso questo, eh. È stato faticoso. A posto. Benissimo, rimane l'ultimo. Il finale. Labirinto esplosivo completato. Troppo bravissimo. C'è sempre le stesse cose. Da una testa al labirinto. Effetto, ottenuto l'effetto bombe. Assegna una tessera per far piovere bombe. Wow. Ci vuoi qua. Costruisco. Costruisco. E costruisco. Creo questo labirinto. E quindi... Quindi... Le tessere effetto le puoi mettere sopra le tessere già piazzate, così con le stanze succedono cose speciali. Piovono bombe, ok. A quanto pare... Allora, due. Facciamo due tesoro questo. Qua. Poi
angolo all'insopra con tesoro di qua. Poi così, tesoro questo tipo. Poi ci mettiamo anche un altro di questi che tanto ci piace. E 3-3-3-3 vogliamo fare? Ma proprio no, perché no, facciamo una cosa circolare da 2 così, non mi bastano. Quindi possiamo fare una qui e poi da 3. Che ne mettiamo una di questo tipo qua e una, dove vai, di questo tipo. Mi sta antipaticissima questa. Non c'è. Vabbè, mettiamoci qui pure la porta rotta, vabbè. Esamina. Non ci hai messo l'entrata, non ci hai messo la tana del guardiano. Perché posso mettere fuori? Pensavo fosse una cosa speciale. Posso mettere qua. Allora. Quindi facciamo una cosa. Al posto di questo lo togliamo e ci mettiamo uno da 3 con scalini e tesoro. Scalini e tesoro non si può fare. C'è qualcuno con scalini e tesoro? Scalini e tesoro, a posto. Facciamo partire tutto da qua allora. Scalini e tesoro, facciamo partire tutto da qua. E qua ci mettiamo uno così con la scala. Tipo questo. Che fa andare qua. Questo quindi non va bene. Allora togliamo, mettiamolo da 3. Ah, da 3 c'era il problema che non c'era scalini e tesoro. Da 2, 2 laterale, non c'è. 2 così, una chiave. E dai, vabbè, l'accettiamo. Siamo così e quindi qua ci dobbiamo per forza di cose mettere. Da 1. Da 1 sinistra. Con tesoro. Sono stufato a colpire sti cosi. Però ci serve necessariamente il fottuto tesoro. Quindi per forza tipo qua. Però ci serve pure scale e tesoro, ci sta. Scale e tesoro, dai. Aggiudicato. Ma ci manca il boss. Il boss. Allora, se noi facciamo invece, invece di questo, ci mettiamo una 2. A 2 con la scala. Non c'è. 2 di qua con la scala. Mettiamo 2 di qua con la scala che va lì e poi, oddio, spostiamo tutto di qua così, così. No, 2 all'insopra. Cos'è? Scala, un lucchetto non va bene. Possiamo invece mettere questo. Facciamo così, così. Ci mettiamo questo con la scala e qua sopra il boss. Pronto all'avventura. Boomerang. Ok. Ah, qui la scala è questa. Ok, scendere qui nel buco. Facciamo questo sotterraneo con le
le piovre qui e risaliamo. Risaliamo. E qua. Ok, bisogna solo spingere questi cosi. Perfetto, in ogni stanza. Partendo da di qua dobbiamo fare tutto il giro e farle tutte. Per poi logicamente tornare indietro. Allora uno. Due. Non c'è neanche la chiave, proprio massima tristezza. Di qua invece abbiamo... Aia. Tolto un mezzo cuore, come avete osato. Andiamo di qua. Uno, due. In testa. Ah, si sposta, mannaggia. Volevo rimanere schiacciato dallo scrigno. Invece 5 rupie, vai. Come stan becchi? Ok. Prendiamo anche questa cosa. Dove sarà la chiave del boss se non all'ultimo? Drop non casuale, mi viene da dire, non casuale per nulla, per nulla casuale. Andiamo, prendiamoci sta chiave e andiamo all'ultima porta a prendere, diciamo. Poi sicuro dove l'ha messo? Qua l'unica chiave, però almeno posso fare la scorciatoia. Almeno. Andiamo di qua. Che nervoso, non dovrebbero venirti addosso i pipistrelli fottuti. Ok. Eccola qui. Mitica, mitica. A posto. Quindi almeno si può tagliare da questa parte. Ma dai, cioè. Oh. Big jump. Oh. Il mio boomerang è più fico. Via, 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 via. Via. A posto. Che faticaccia. Down, 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 down. Ok. GG. Senza il tesoro è stata superata. Vediamo un po'. Ci dà altra piastrella, il che non lascia ben sperare. Non lascia ben sperare. Costruisco. E che cosa posso costruire? A tre. Ma tre, ragazzi. A tre. Lo faremo nel secondo episodio speciale, dove andremo a completare anche questo fino ad arrivare, che penso sia l'ultimo, fino ad arrivare al libero. Quindi se no veramente dura troppissimo, siamo a un'ora esatta di video, quindi veramente tanto. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.